Toscana, l'assessore all'economia Marras: valutiamo la trasformazione in società in-house della regione. La comunicazione dell'assessore nella seduta di martedì 27 aprile. Il Consiglio regionale della Toscana torna a riunirsi in presenza con l'avvio della nuova fase in zona gialla. Una cauta ripartenza che, come dichiarato dal presidente dell'Assemblea Toscana Antonio Mazzeo, necessita dell'impegno e della partecipazione di tutti i cittadini. È bello ritrovarsi tutti insieme, vale per un'assemblea legislativa come vale anche per la vita di ogni giorno. È bello rivedere le saracinesche rialzate, le persone che si rincontrano nei cinema, nei musei, nei teatri, i bar, i ristoranti all'aperto, insomma la voglia di una ripartenza vera. Noi ci auguriamo che davvero non si chiudano più queste saracinesche, noi faremo la nostra parte, dobbiamo andare veloci con la campagna di vaccinazione e chiediamo ai cittadini però di continuare a fare altrettanto. Sappiamo che ormai è più di un anno che gli chiediamo sforzi e sacrifici, ma solo se ognuno di noi farà la sua parte, distanziamento, mascherine, lavarsi le mani, il virus è sempre tra di noi, i numeri oggi sono in calo, però non è finita, serve uno sforzo collettivo, serve uno sforzo di grande partecipazione, ognuno di noi può dare il suo contributo. Noi, come ho detto, dobbiamo accelerare sulla campagna vaccinale, abbiamo recuperato molto bene quel ritardo iniziale sugli over 80, evidentemente l'idea di vaccinare con i medici di famiglia era un'idea di prossimità per arrivare a più persone possibili, e anche se ci abbiamo messo qualche settimana in più, purtroppo, oggi vediamo che quella risposta esiste. La Giunta regionale valuta la trasformazione di Fidi Toscana in una società in-house della regione. Per questo la Direzione Attività Produttive ha indetto una procedura negoziata per l'affidamento a un esperto esterno dell'indispensabile servizio di consulenza specialistica. L'importo complessivo dell'appalto è stato stimato in 213.900 euro più IVA. Lo ha spiegato nella seduta del Consiglio regionale di martedì 27 aprile l'assessore all'economia Leonardo Marras nel corso della comunicazione sul futuro di Fidi. Non sarà la Fidi Toscana ad entrare nel capitale delle aziende, non è questo quello che serve, serve una società finanziaria come è la Fidi Toscana, oggi mista con capitale anche delle banche, non solo della regione, ma come lo sono tante altre finanziarie a totale capitale delle regioni in Italia, per offrire alle imprese strumenti che facilitano l'accesso al credito, che servono meglio dal punto di vista del mercato finanziario e che oggi più che mai di questo c'è bisogno. Presto e bene non sta insieme, noi dobbiamo avere la capacità di fare prima possibile, ma questo prima possibile dipende dalla possibilità di compiere una valutazione ponderata, motivata, profonda, che solo una analisi specializzata di un advisor di cui noi ci stiamo dotando potrà offrirci. E alla fine avere la possibilità di un nuovo strumento, appunto una Fidi Toscana rinnovata, a partire già dall'anno prossimo, quando cioè saranno operativi i programmi regionali con i fondi strutturali europei, credo che sia sufficientemente buono appunto per affrontare una nuova fase di ripartenza dell'economia toscana. Sono le linee giuste o occorre veramente fare una riflessione attenta partendo da quello che Fidi Toscana ha rappresentato negli anni che ci stanno alle spalle, con risposte anche molto importanti, per cercare di avere uno strumento che possa accompagnare le nostre imprese nel mercato finanziario del futuro, definendone quale sarà la natura, quale sarà la dotazione. Quindi credo che affidarsi ad una società specializzata sia un'altra scelta importante, perché noi dobbiamo ascoltare tutte le proposte che arrivano, quelle dal Consiglio di amministrazione di Fidi Toscana attuale, quelle che possono venire da soggetti istituzionali, da soggetti creditizi, da soggetti sociali o economici.
Credo che alla fine sia giusto, dopo aver ascoltato tutti, poter assumere delle decisioni che siano molto consapevoli e che soprattutto dotino la Toscana di uno strumento che sia maggiormente flessibile, immediato, che possa veramente essere utile alle nostre imprese, appunto per essere sostenute e accompagnate nell'ambito del mercato finanziario. Nei prossimi anni arriveranno anche risorse importanti dal PNRR, arriveranno dai fondi europei, dai fondi nazionali, e credo che questo sarà ovviamente l'aspetto molto più importante, ma avere uno strumento di intermediazione sarà altrettanto fondamentale, per cui questo percorso si dovrà concludere con la decisione che sarà sicuramente la più consapevole. Deve cambiare, a mio avviso è terminato un percorso, serve oggi uno strumento, un soggetto finanziario nuovo che sia in grado da una parte di intercettare i finanziamenti comunitari, di essere un'interfaccia nei confronti del governo anche per le risorse del Recovery Fund e nello stesso tempo sappia emergere e far emergere dal basso, dal territorio, le idee imprenditoriali migliori, accompagnare la crescita delle imprese, investimenti nei capitali, nei mini bond, nella possibilità di strutturare le aziende per il capitale che molte volte manca, ma magari ci sono le idee. Quindi deve essere un soggetto finanziario che sia da collante, da una parte verso il basso, nelle aree di sviluppo economico della Toscana, dove il territorio, la regione, i sindaci conoscono le imprese migliori che stanno emergendo, dall'altra un'interfaccia verso l'alto che sappia intercettare finanziamenti comunitari e nazionali. Quindi mi auguro che questo sia l'anno della svolta, che termini l'esperienza per quello che finora adesso abbiamo conosciuto di Fidi Toscana e si possa andare verso un soggetto nuovo, magari che sappia integrare la propria funzione anche con Sviluppo Toscana. Sicuramente l'obiettivo è quello di capire bene dalla maggioranza quello che vogliono sia il futuro di Fidi Toscana. Oggi in Consiglio regionale ci aspettavamo ovviamente un po' più di risposte, mettiamola così, in realtà siamo ancora in una fase interlocutoria, anche perché di fatto noi siamo in mano a quell'advisor che dovrà capire, farci capire, ma anche illuminare la Giunta su quella che potrebbe essere una soluzione, prospettata anche dal Presidente in campagna elettorale, che è quella di riportare Fidi Toscana in house, quindi farne sostanzialmente un braccio operativo regionale, affinché possa essere agevolata l'accesso al credito, così come il sostegno al nostro sistema imprenditoriale. La questione è una: il tempo. Purtroppo noi abbiamo perso tanti anni in situazioni di difficoltà anche oggettive di Fidi Toscana a garantirsi una ripartenza. Abbiamo avuto una gestione molto oscillante e di certo non possiamo esimerci anche da fare delle considerazioni sulle governance passate, di una forte influenza anche della politica nella stessa gestione, dalla nomina del Presidente al Consiglio di amministrazione. Oggi però, come ripeto, il tempo non ci consente più di procrastinare delle scelte. C'è una Toscana che deve ripartire ed ha bisogno di strumenti che siano adeguati ai tempi. L'advisor finirà la sua missione, così ci dicono, tra 11 mesi alla fine dell'anno. Noi pensiamo invece che questa procedura debba avere dei tempi molto più accelerati, debba dare delle risposte importanti in tempi rapidi, perché il nostro sistema, la nostra economia, la crisi non dà tregua. Io chiederò anche che sia fissato il prima possibile un consiglio straordinario sui temi economici, perché il Consiglio regionale non solo si occupa di Fidi Toscana, ma a questo punto diventa centrale anche capire quale sia la visione strategica di questa giunta proprio per in funzione della ripartenza della nostra economia. L'assessore Marras ha ripercorso velocemente il passato di Fidi Toscana, perché non è un passato esaltante, soprattutto negli anni a cavallo fra il 2009 e il 2013, quando anche Banca d'Italia è intervenuta pesantemente per riprendere la finanziaria regionale. È ovvio che l'ultimo consiglio d'amministrazione ha lavorato soprattutto per recuperare le perdite che si erano accumulate negli anni scorsi, e gli ultimi due bilanci hanno chiuso in positivo, ma questo non può più essere sufficiente. Per questo è partita la riflessione sul futuro della finanziaria regionale, una finanziaria che dia sostegno ai cittadini e alle imprese toscane, e per farlo naturalmente dobbiamo capire quale modello seguire, perché in realtà mezza Italia si è già mossa,
dalla Lombardia alla Liguria, dal Lazio alla Puglia, tutte le altre regioni si sono dotate di uno strumento più flessibile che utilizza anche sistemi innovativi come i mini bond per finanziare le attività imprenditoriali del proprio territorio, mentre in Toscana ci stiamo ancora attardando in attesa della nomina attraverso un bando di un advisor che faccia la valutazione della società e quindi ci dica se si può spacchettare le partecipazioni private che sono rimaste, cioè le due grandi banche, Monte dei Paschi e Intesa San Paolo, più un'altra serie di istituti di credito con percentuali, diciamo, molto basse di partecipazione, dopo che, lo voglio ricordare, tutti gli enti locali, circa 78, che facevano parte del capitale Fidi Toscana, negli ultimi due anni sono usciti dal patrimonio, o meglio, scusate, dal capitale sociale dell'azienda. In questo caso, rimettendo, come abbiamo detto a Gianni, nelle mani del governatore e della politica regionale una grande responsabilità, perché gli enti locali sono i primi rappresentanti dei cittadini e delle imprese del nostro territorio e si aspettano che la regione sappia trovare uno strumento utile che con mezzi moderni sostenga l'economia locale. Non siamo soddisfatti perché prima dobbiamo fare la fotografia di quello che è successo. Fidi Toscana negli ultimi 10 anni ha perso 47 milioni di euro. Negli ultimi 10 anni ha bruciato quasi 70 milioni di euro di capitalizzazione. Questo è quello che è successo in Regione Toscana con Fidi Toscana. Lo dicevamo da anni, state attenti perché quella società, così come oggi in house, non può andare avanti. E non può andare avanti perché ormai c'è stata la modifica della lettera L del decreto Bassanini, le garanzie le dà il credito centrale e quindi è anacronistica tenuta così come oggi. Però non ci ha soddisfatto perché non ci ha detto dove andremo. La faremo in house, con quali tempi, se continuiamo così Fidi Toscana perderà dai 3 milioni e mezzo ai 5 milioni di euro ogni anno. E non possiamo permettercelo perché il nostro territorio e le nostre imprese hanno bisogno di un istituto di credito regionale che eroghi non solo le garanzie, ma che eroghi direttamente i soldi. E questo deve essere fatto insieme a Sviluppo Toscana. La Regione Toscana deve sostenere un processo di fusione e di accorpamento, ma lo deve fare in tempi rapidi.